Vamos a ver la corrección, cómo resolver la tercera prueba. Il primo era riguardante classi e modellazione dell'atmosfera con il suo decaimento esponenziale. Acá mi equivoco, era R, non R0. Vabbè, poi in caso voglio considerarlo nella correzione, ma non era tanto la superficie, sì, quanto vale. Sono un poco cansato da ieri e mi scappò questo dettaglio. Entonces vamos a ver atmosfera in equilibrio statico, R0 radio superficie, alta l'altura, entonces R è R0 más H. H0 è l'altura scala classica, nel sentito quella utilizzata per la normale dipendenza esponenziale, che sarebbe la selezione gravidad. Non tanto la superficie. 1. Vabbè, in realtà vamo direttamente con l'1B che sono le ipotesi, perché è più sensibile. Ante che todo, equilibrio idrostatico. Di conseguenza, teniamo 1 sopra la densità, rho. È equivalente a meno che m, perché la massa praticamente tutta è quella inclusa. Massa totale delle streghe e la massa dell'atmosfera cambia poco. Di conseguenza, cosa teniamo? 1 che teniamo in equilibrio idrostatico. Altro punto, che la massa è más o meno, cioè ancora sì, la massa con il radio è más o meno la massa totale della streglia. Nome cambia molto la caratteristica. E la pressione del gas, un S solo, è maggiore che la pressione della radiazione. Di conseguenza, il gas perfetto, che vabbè, anche elencato come referenza, ma usare il gas perfetto. Ah sì. Ed è spesso, come vedremo, che il gradiente relativo della temperatura è molto cico, perlomeno molto minore che la variazione con la densità. Entonces, torniamo a questa, le poniamo dentro questa, e quello che teniamo è 1 su rho, la derivata di questo è una costante e potendo per semplicità chiamarla A, entonces A, la derivata di questo è derivata di rho su R por T. Mass pro derivata su R. Questo sì, questo qua sarebbe che per aggrupparlo.
Sì, no, vabbè, avrei stato un che por R0 su R2 R4. Cambiava. In questo momento ho confondito, però nella classe aveva scritto correttamente, era esplicato correttamente con questa sostituzione. H hai questo, quello che potremmo fare è estrarre la temperatura, di conseguenza viene e la potremmo staccare dall'altro lado con la A, además, quindi abbiamo 1 sopra poniamo RO dentro e sacchiamo la temperatura a T, lo poniamo a cavallo. Di conseguenza teniamo un 1 sopra RO da RO da R, mass, RO con RO si semplifica, sacco la temperatura, quindi mi viene 1 sopra T, di T su da R, è uguale a meno che a te. Ora, per tenere meno termine possibile, quello che si desidera, si suppone che questo termine è trascurabile, o perlomeno molto più chico che questo, e di conseguenza quello che pongo è che de rho su R 1 su rho è massa o meno, di conseguenza meno che a te. Pensandolo in questione differenziale, abbiamo de rho su rho è uguale a meno der a te su che. E come si sia, amo a c'è zero. Questo valore. Questo, vabbè, l'equazione differenziale che ben conosciuta, che mi dà che la densità è lo zero o l'esponenziale di meno R su RC. In questo caso in realtà è H, perché integro da R0 a R e di conseguenza semplificando mi viene che è H, che ovviamente decade dalla distanza dalla superficie. Questo lo integro esattamente entre un R meno l'R0, che è la superficie, ma R meno 0, come avevamo definito, R meno 0 è AC. Quindi H mi viene il AC e H è il logaritmo della densità. E mi viene saresto. Abbastanza sensibile, ma non è particolare, ma lo hai visto. Ok, dimostrato l'ipotesi di ciò già menzionato, che ovviamente si usa l'ipotesi antes para después usar lo demás. Descrivere come, di conseguenza, l'ipotesi deve essere la dipendenza della temperatura del fluido con il radio. Questa era la parea che era para ayer, che ho logrado cargare la correzione solo lamentamente tarde, però ayer estuve un poco occupato con varie riunioni e me ne liberai solo e oggi meglio.
quello avevamo visto che era la seconda, no, la terza era. E nel caso di densidad che varia esponenzialmente con l'altura, come deve variare la temperatura? Qual è la risposta? Che se la densidad varia esponenzialmente, allora abbiamo una altura di scala, che è questa, che se abbiamo integrato questo, e questo abbiamo tomato come una costante, questa è una costante. A è una costante, entonces T su che tiene che essere una costante, che vuol dire che la temperatura e la gravità tendono a variare nella misma maniera. Di conseguenza, la temperatura varia come 1 il quadrato della distanza. E di conseguenza si può ponere come temperatura effettiva. R0 al quadrato su R quadro, e principalmente dalla temperatura dalla superficie a sia ferma, non tanto all'interno. R0 e 1, entonces è quello quando R cresce e poi sta decade. Data esta, se approssima linearmente, come sale, questo è uguale a temperatura effettiva. R, abbiamo visto che è un R0 mass ace diviso R0 al quadrato, entonces temperatura effettiva per 1 mass ace su R0 alla meno dos. Questo limite conocidos, abbiamo già visto in classe varias veces. Un efficiente mass 1 e questo moltiplicato l'esponente, perché questo è ciclo. Ace. L'atmosfera abbiamo visto che è abbastanza cica. Entonces, meno dos ace su R0. E se lo queremo scrivere come una T uguale a ace mas B, entonces tenemos un meno dos temperatura effettiva divino R0 orace mass temperatura effettiva. Parace 0 tengo temperatura effettiva e poi mi diminuisce linearmente localmente. Questa è parte di quello che abbiamo sempre hecho. Questo, diciamo, era un punto un po' con mass particolare, perché usando l'approssimazione lineare del punto 1D, studia l'effetto che esta tiene è la nuova altura di scala ace della densità, se non puoi utilizzare l'ipotesi sul gradiente termico. Quiere dire, questa ipotesi non la teniamo valida, entonces non lo possiamo saccare. Anteriormente avevamo sacato questa, invece ora la consideriamo, però quanto vale il gradiente? Vale questo. E nada más il gradiente è questo, diventa una effettiva è meno 2 R0, che è una costante. Di conseguenza entra però come costante.
No sé si tenía. La temperatura uguale alla meno 2 temperatura effettiva sopra 0 forace mass temperatura effettiva. Il gradiente della temperatura è la derivata di questo, entonces la pendente meno 2 temperatura effettiva sopra 0. Dividendo per T, a ottenere massimo la temperatura effettiva, di conseguenza meno 2 sopra 0, che di ciò, che nel punto D, si può vedere che effettivamente questo è molto chico. Además, la, quanto vale il delta rho su rho? Beh, è il gradiente della. Questo è R su R su I, che è uguale a 1 sopra AC. Abbiamo visto H. Pongo il DR H. R, il gradiente della densità su R è. Ad almeno 1 sopra AC, in valore assoluto ovviamente perché è negativo. E sappiamo che AC è abbastanza macico, abbiamo visto che l'R0 di conseguenza, questo va a essere molto minore che questo. Entonces, l'approssimazione è perfettamente legittima. Cosa mi cambia? Che io tengo. Come l'anterior, solo che ora abbiamo meno esto, meno questa parte. Abbiamo meno uno su AC0, potremmo scriverlo direttamente così. Solo che abbiamo meno esto, meno il meno AC0, AC0, mi raccomando, ah no, ok. Beh, scriviamo direttamente. Se tenia questo, questa parte, moltiplico col DR, questo non è da maschere R sopra AC0, in conseguenza DR solo è uguale a meno 1 sopra AC0, il gradiente della temperatura sulla temperatura è meno, qua sembra mass, entonces meno 2 sopra AC0, DR. Questo va a essere il nostro nuovo inverso del fattore di scala.
Esto è un valore positivo, meno, quindi esto lo riduco, di conseguenza esto tiene che essere minore che 1 sommare AC. Chiarendo, ottengo che AC0 va a essere maggiore che l'AC0. Di conseguenza, il gradiente di temperatura in questo caso che è negativo, mi causa che il mio fattore l'altura di scala va a essere massa ancia, di conseguenza l'atmosfera si estende massa gli A. Se considero también questo termine col gradiente. Questo era dato algo simile l'anno passato, di conseguenza, se anche ne aveva mirato la prova anteriore, è sempre bueno. L'anteriore del primo singolo modulo era differente perché era di teoria. Il terzo modulo era stato di esercizi, era di calcolo di conseguenza. Era algo che si aveva visto. Però se non è esattamente algo nuovissimo. Non è algo che c'è in classe, però diciamo, non è nada che sia impossibile da desarrollare. Era un punto, diciamo, aveva, dava, parte, come si dice, se ti dimostrare di poter comprendere e saper applicare, di conseguenza, parto nella nota massima, è necessario dimostrare di avere certe capacità. Ora, abbiamo visto, se mostra ipotesi di gradiente termico è valido, abbiamo visto, nel sole è valido, ma in generale l'ace dell'atmosfera è sempre abbastanza ma cica che il radio. Abbiamo visto l'effetto, quello che causa è che non considerare questa approssimazione, questa ipotesi del gradiente termico come un ciclo, e limitandosi a un'approssimazione lineare, quello che ottengo è che l'altura di scala se diventa mass grande rispetto a con la costruzione di questo che il gradiente termico la variazione relativa sia molto più massiccia che quella della densità, tanto se si può non considerare. La seconda, supponendo un piano dell'atmosfera, piano parallelo, classico perché semplifica, se in effetto di Dworkin, miriamo perpendicolarmente, semplifica. Adesso l'approssimazione di Dunbarger, questo quiere dire che di conseguenza la ricordo di Dunbarger. È quella che nos dice che la intensità a tau 0 di una certa mu non è mas che la funzione fuente calcolata por tau uguale a mu. Quiere dire che nosotros, visto che mu è uguale coseno di theta, che è 1, e stiamo viendo las cosas come se a tau uguale a 1, che chiede sia la superficie. Perché abbiamo destabilito che tau uguale a 1, ma su meno dove sta la superficie. La base dell'atmosfera. Con un criterio statistico dominato por collisiones. Adesso dobbiamo vedere nel dettaglio di spesso cosa comporta. Una stella tiene una dimensione SE del continuo, viene approssimata per quello di un corpo negro, che vabbè, tiene sentito, perché ovviamente il continuo a tau 1 è sempre l'atmosfera un tipo corpo negro, a temperatura 7500 grados, e la temperatura dell'atmosfera è descritta per questo. R sta in chilometro, R0 è la base dell'atmosfera, dove tau è a 1, di conseguenza il continuo si forma a
a R uguale R 0, AC 0, quindi 0, questo va a 0, 1 va a 0, 1, la temperatura alla, del continuo è questa, delta 0, la temperatura del continuo. E sommo il chilometro, natura scala della temperatura, in questo caso. Consideriamo una linea spettrale 105-105, AC alfa, non è tanto differente da questo, di conseguenza quando dopo va a moltiplicare possiamo considerare direttamente che stiamo essendo 65, 6500 al quadrato, quindi si ha. E la linea tiene al centro il fuoco residuale uguale a 2,5. Il fuoco residuale non è da Damas che la la funzione fronte della linea dividido la funzione fronte del continuo, e questo è un quarto. Allora, che dice? Se puoi approssimare la funzione fronte della linea con la planckiana, e perché? Sì, se puoi. Perché? Perché abbiamo un equilibrio statico e statistico dominato per collisiones. Abbiamo visto che quando hai la collisione dominant, data la relazione entre la collisione e l'altro, non coglieva che vale la legge di Boltzmann. Parlo di niveles, entonces. E se vale questa, allora teniamo l'equilibrio più o meno locale, equilibrio termodinamico più o meno locale. E se vale l'equilibrio termodinamico, la radiazione emette come corpo netto. Questo quiere dire che questo teniamo una Damas che la B dell'Amda, perché abbiamo visto la frequenza lì, della linea, è quello del continuo. E sappiamo che la temperatura è temperatura T0, quello del continuo, per 1 mass AC sopra D al quadrato. Ok. B è data da una funzione della lambda dividendo l'esponenziale para il a C nu, andiamo in lambda, entonces esto meno 1. Esto in generale della linea sopra il continuo. La linea, entonces KT lambda meno 1 dividito per quello del continuo avviare la pi, quindi è l'inverso e alla e c kb t0 lambda meno 1 pi di lambda. Esse si semplificano perché tanto sono uguali, stiamo mirando la mismo lato di lambda. Además, la mossera del calcolo, la temperatura varia ma non è moltissimo. Di conseguenza potremmo avere in generale ACC KB, questo è un valore che era entregato. E vale anzi, 144 per 10 alla 6, Armstrong Kelvin. Se divido poi nel calcolo T0 lambda, ottengo questo e in questo caso
La temperatura è 6500 e lambda è massimo meno 6500, lo possiamo considerare, tanto come dice. La variazione è 6563 e l'1%. Lo calcolo si può essere tranquillamente mantenendo la precisione del 10%. Non è necessario calcolare sempre a perfezione. Non è un esame di matematica, dove il calcolo, dipendendo, perché se è un limite, sempre si approssima. Si può passare 65 al quadrato è un qualunque numero che termina per 5 al quadrato è nada más che il terminante 6 moltiplicato per il sussidiente 7, 42 e poi 25. E stopor è la 1000 per 1000 e sarà 6. Se vamo a dividere, teniamo 144 e sarà 6, 42 25 e sarà 6, sempre Armstrong per Kelvin, e semplificano, mi viene semplicemente 144 diviso 42.25. E sto, vabbè, se potete avere che è chiedendo approssimare, potremmo decarlo esto así, tanto también esto è bastante chico, meno dell'1%, ma viene 3.4, non so meno. Cosa chiede 3.4? Se vamo a ver, e qua è il medio, di conseguenza è probabilmente un buon 30. Entonces tenemos che l'esponenziale, questo vale 30, meno 1, non me cambia nada. Di conseguenza, questo lo puoi vedere más o meno come l'esponenziale di HC KB lambda è 0 dividido l'esponenziale HC KB lambda T, che è uguale all'esponenziale HC KB lambda 1 t0 meno 1 sopra t. Se estraggo il t0, qua viene un 1 e qua viene un t0. Perché questo? Perché in verità da questo possiamo vedere che t0 sopra t è uguale a 1 mass l'altura di sondi al quadrato. Non mi interessa calcolare la temperatura, mi interessa solo vedere la sua relazione rispetto alla temperatura del continuo. Per questo diciamo, qui dato non si calcolo inutile, non necessario, ma che tutto. Ok, questo è uguale a un quarto. Di conseguenza sacchiamo il logaritmo, viene HC K T0 lambda per 1 meno T0 T è uguale a meno logaritmo di 4. Perché logaritmo di 1 sopra 4 è meno logaritmo di 4. Moltiplichiamo a fuera,
Viene 1 meno T0 sopra T, è uguale a meno logaritmo di 4 por K di T0 lambda diviso ACC. E di conseguenza T0 sopra T è uguale a 1 mass logaritmo di 4 KBT T0 lambda ACC. T decresce, di conseguenza se t è maggiore che 1, e infatti hai 1 mass esto. Esto l'avevamo visto quanto salia. Entonces viene T0 su T uguale a 1 mass. Logaritmo di 4, l'avevo equivocato e poi l'ho messo alla pizzarra, che è il 1.4. Tanto per calcolarlo corretto. Bene, 3.4. Messi di sì. Questo viene 3.4. Ora. Questo è también uguale a 1 mass AC sopra D al quadrato. Di conseguenza, quello che ottengo è che AC su D è uguale a 1 mass 1.4 3.4 al medio meno 1. Se può lasciare così, chiarendo, o se può approssimare, perché approssimazione similare a antes, è 1 mas, questo è abbastanza cieco, di conseguenza si può avere come è più o meno 1 mass 1.4 3.4 meno 1, entonces 1.4 6.8, che è mass o meno 0.2, perché questo mass o meno 7. Un poco viene un poco más de 0.2 D, entonces AC uguale 0.2 por D, D era 1000 km, entonces son más o menos 200 km. Tienen que aprender que más que todo, esta è un'approssimazione vitale in fisica. Tiene che apprendere a usarla, perché si usa moltissimo in vari ambiti. Se usa questa cosa, come puoi vedere, è molto comoda, perché in questo caso punto 4, che è, se vamo a avere esattamente
Más o menos es aquella. Uno más. Era más o meno punto 4, punto 2, más o meno punto. La approssimazione funziona abbastanza bene. In questo caso era 1 meno. Come potete vedere, è tranquillamente dentro del 10% che si stimava. Ok. La terza, profondità ottica e absorzione. Avvia esto. Se ne finisce niebla con questa definizione. Abbiamo il vario datos. Di conseguenza otteniamo che abbiamo una visibilità di 30 metros. Tenemos visibilità di 30 metri quando il 0 è alla meno tau visibilità è uguale a 5% di 0, perché è questa la definizione, quando si attenua, e si attenua per la quantità ottica, in questa maniera, questo è un ventesimo di 0. Poi teniamo che il diametro sono 10 micron, l'entità dell'aereo è más o meno 1,25 10 alla meno 3 grammo per centimetro cubico, la densità dell'acqua è 1, non l'ho data perché, vabbè, uno doveva saperla, quanto è la densità dell'acqua. Entonces, quello che ottengo è che l'esponenziale alla meno algo è 1 sopra 20. Entonces, esponenziale di tau tiene che essere 20. 3. Quello che vuol dire che la velocità della visibilità è 3. Si define visibilità quando la profondità ottica lega a un valore di 3. La profondità ottica vale 3. Sendo che la profondità ottica si può vedere come la delta X dividito libero cammino medio, questo è 3. Il delta X è 30. Teniamo che il libero cammino medio dello fotone sono 10 metri. Después, l'esercizio è come quello dato, más o meno dato a casa. Era questo, dove hai che coefficiente di assorzione è uguale alla densità numerica per la sezione efficace, per l'opacità e per la densità, che è 1 sopra il libero cammino medio. Che quiere dire? Entonces che n o sigma è uguale a 1 sopra il libero cammino medio. Sigma è classico para oggetto macroscopico, di conseguenza è la sezione geometrica. In diametro questo, quindi EN è uguale a 4 sopra
pi greco, il diametro per il broccamegno. A casa può essere il calcolo, il 4 su pi greco, lo poniamo in centimetros, il broccamegno sono 10 por 100, 10 alla 3 centimetros, un micrometro sono un millesimo di millimetro. Che è un decimo del centimetro. Di conseguenza, 10 micrometro sono 10 alla meno 3 centimetri al quadrato, 10 alla meno 6 centimetri cubicos. Quello che ottengo, intanto, è 4 sopra 10 3 per 10 alla 3 particolas per centimetro cubico. Non particolarmente bruciato. Essa ha la densità minima dei droplet, del numero di particole per centimetro cubico che teniamo per tenere. 4 pi greco, vabbè, massimo meno è 1. No, è che non è stato un valore difficile da anche De Carra, sì. Chiarendo, se potete, sì, 3.1.3, perché 4 diviso 3 è 1.333 e sto un po' come grande di 3, 1.3 chiarendo. Ora, quanto alla densità della niebla, considerando solo Elia, sin l'aere, avevamo già visto che la densità di una massa che è la massa di una particola per la densità numerica, ma calcolarla, la massa totale della niebla diviso il volume, la massa totale non è la massa che massa di una particola per il numero di particles diviso il volume, massa per il numero di densità numerica. Quanto vale? M è data dalla densità dell'acqua, perché la niebla è particola di acqua, per il volume. In una particola, diciamo, sferica, 4 pi greco, R cubo, di conseguenza, questo, diametro cubo diviso 8, per la densità numerica, che è questo, 4 pi greco, del quadro, di cammino medio. Il del quadro, semina con questo, mi mette pi greco più pi greco, 4 qua rimane un dos, in conseguenza è dos tertios di diametro sul libero cammino medio, la densità del materiale che è l'acqua. Cosa particolare che, data la visibilità e la particola dell'Elie, la densità che mi occupa è ben definita. In questa maniera è abbastanza sensibile, una formula abbastanza linda. È la ragione perché ho pedito che non poi era calcolata. Quanto vale questo? Beh, 2 tertios, T sono 10 micrometros, L sono 10 metros, un micrometro, quindi il 10 sul 10 si semplifica. Il micrometro sono 10 alla meno 6 metro, definizione. La densità dell'acqua è un grammo. E se si semplifica, di conseguenza puoi vedere che la densità è muy chica. Prendiamo 0.7. Dos terzios por 10 alla meno 6 grammo per centimetro cubico. L'ultima pregunta è come varia la densità dell'aere, nel sentito aere mas niebla.
La niebla mi aumenta la densità, algo. Beh, dato se io mescolo due cose, la densità totale e la densità della niebla, mas la densità dell'aereo. E come abbiamo visto, la densità della niebla è 2 terzo di S alla meno 6 per grammo per centimetro cubico. Quella dell'aereo è 1,25 per dieses alla meno 3. Non le cambia assolutamente nulla. La niebla non è che assai mass denso l'aereo, contribuisce molto poco alla massa, a quello che sta presente. E sto terminava. Al finale, diciamo, questo era dato dalla. Questo era una tarea. Questa era la definizione per l'ottica. Questo era la tarea. Se uno ha mirato la risoluzione della tarea che era paragliere, comprendia qual era il risultato e questo la via esattamente mostrato, suggerito come era nella misma tarea. Acá, l'altro l'avevo menzionato che appunto se collisione dominante come processo di regolazione del livello energetico, entonces vale la ley de Boltzmann para la regolazione de los niveles y la grande interazione garantita la termalizzazione. Questa era la risposta a la 2A. E acá era appunto la densità del in questo caso, supponendo questo, se scrivia e avvia questo termine lineare che abbiamo mostrato ora. Lamento solo questo errore, però vabbè, non è che cambiava particolarmente, no? E dicho che l'accelerazione tenía che essere considerata costante. Perché se il che è costante, allora temperatura è costante, che non tiene mai molto sentito perché sappiamo che la temperatura decresce. Di conseguenza, infatti, e tutto, non hai mas cosa che dire. Come lo attraverso, voglio caricare il file del. Del GIMP. También, così puoi inserirsi. Lo punto. Non puoi non ponermi a scrivere tutto per bien. Assumendo perché mi toma tempo a scriverlo al computer e non tengo tempo in questo periodo. Tempo per passarlo e scriverlo un'altra ora per essere questo. Beh, una piccola punta perché per aver cercato perché mi. Revisando l'appunto, se avevo una duda sopra, no, mi ero annotato non molto bene la temperatura dove sono le varie reazioni nucleari sono rilevanti.
Però ho revisato la prueba e visto che non ha affettato nadie questa cosa, perché principalmente l'unico principale errore che hubo nella prueba fu che sia anche la temperatura in cui sia rilevante il ciclo CN-CNO era a temperatura 37. Guion 15, guion 17. Che quiere dire che è rilevante entre lo 15 e 17 milioni di gradi, che è no, para nada, ed è lo 15 milioni di gradi para arriba, diciamo nella shell di idrogeno, hai il famoso hot bottom burning, il chiamamento a base caliente, dove facilmente ne stai anche massiva. Il ciclo CN-CNO tra Bakan a temperatura di 30, 40, 50 milioni di gradi. Perciò hai per questo l'anticorrelazione sodio-ossigeno, perché l'ossigeno è destruito e il ciclo del sodio-neon si attiva esattamente a temperatura abbastanza elevata. Era l'unico punto che dava. Algo. Poi ho visto nella seconda che hubiera massa uniformità per quanto riguarda la versione dell'Helium Flash, però sì, a meno di gente che ha scritto completamente cose equivocate, come che hai un estadiglio di luminosità, no, perché la stella decio perde luminosità perché si incica, non hai nessun aumento di luminosità, quindi se quello proprio è equivocato, o che stella è massiva, quindi se quello è completamente equivocato, l'altro che hai scritto correttamente è tomato lo punto, punto 5, lo di massa, punto 3, che è 60%. Mass che è legittimo, considerato che la risposta non era sufficiente in realtà. Come dici, invece di saccarlo, punto principale, perché faltavano un dato essenziale, che hai un runaway debito alla degenerazione, eccetera, ho dato per meno quasi la metà dello punto, poco massimo. Ecco, nada más. Nos vemos por la próxima cosa.